Cesar, dice l'abieno rivolto a Cesare, evenitut de adventu tuo in provinciam Helvetii et octisint. Succede, accade che gli Helvetii siano informati ed octisint de adventu tuo, del tuo arrivo in provinciam, nella provincia, nella Gallia Narbonese. Facciamo l'analisi del periodo. La principale è evenit. Ut de adventu tuo Helvetii et octisint è la subordinata completiva dichiarativa. Perché è dichiarativa? Perché completa il senso della reggente, in questo caso evenit, accade, rendendo esplicito, cioè dichiarando un fatto, una situazione. Dichiarare, il verbo italiano dichiarare, deriva infatti dal verbo latino declaro, declarare, e significa rendere chiaro, esplicitare, manifestare, annunciare. In latino la completiva dichiarativa è introdotta dalla congiunzione ut, se affermativa, come nel caso che abbiamo precedentemente esaminato, e ut non, se negativa. Efficitur ut hominibus animo tam iniquo, ec facultas non detur Caesar. Ne consegue che a uomini di animo così malvagio, quindi così malvagi, non si conceda, non detur, ec facultas, questa facoltà, questa possibilità, cioè la possibilità di passare attraverso la Gallia Narbonese. A cosa corrisponde la completiva dichiarativa latina e come si traduce in italiano? Riprendiamo la scena in cui Labieno comunica a Cesare che gli Helvetii sono a conoscenza del suo arrivo nella Gallia Narbonese. Evenit ut, accade che, de adventu tuo Helvetii et octisint, che gli Helvetii siano informati del tuo arrivo. Accade, succede, è la principale ed è una forma impersonale. La subordinata introdotta da che in italiano è una subordinata soggettiva, perché completa il senso della principale fungendo da soggetto della principale stessa. Quindi la completiva dichiarativa latina corrisponde in italiano alla subordinata soggettiva e oggettiva, cioè a una subordinata che completa il significato della reggente e che funge da complemento oggetto o da soggetto della stessa. Come si traduce in italiano? In italiano la completiva dichiarativa si traduce con la congiunzione che nella forma esplicita, con di più infinito nella forma implicita se il soggetto è lo stesso della reggente o in ogni caso se è preferibile la forma implicita a quella esplicita. Vediamo due esempi. Locus est ut milites ad conscionem ad vocentur. È il momento, letteralmente, che i soldati vengano convocati. In italiano però è preferibile dire, tradurre, di convocare i soldati. In questo caso la forma implicita di più infinito è preferibile. Labiene locus est ut decimam legionem in conscionem ad vocem et acem instruam. Labieno è il momento che io convochi la decima legione e schieri l'esercito. In questo caso è opportuno tradurre con la forma esplicita, cioè con che più congiuntivo in questo caso, perché se usassimo di più infinito, è il momento di convocare l'esercito eccetera, ometteremmo un'informazione importante, ossia che è Cesare stesso a voler chiamare l'esercito a raccolta ed è ancora Cesare stesso a voler schierare l'esercito.